Ciao guys! Ciao ragazzi! Bentornati ancora al nostro canale. Oggi siamo qua con 2021 Panini Chronicles Draft Picks. Kid Cunningham e Jalen Suggs. Quattro autografi per quattro memorabilia cards on average per box. Sono due pacchi da 24 carte l'una. Ci sono 13 brand differenti di carte praticamente. Scusate da questa parte di carte, sì. E 8 differenti Optichrome base cards. First of the line. Ok. Quindi... Ci sarà una parallel extra. Esattamente. Per first of the line. Siamo curiosi di scoprire cos'è. Di cosa si tratta. Un video un po' più veloce del solito. Andate a vedere gli ultimi video che abbiamo aperto di Skybox 2021 Metal Universe. Abbiamo trovato lì belle pullate. Un sacco. Questo lo potete trovare nel pacco, ragazzi. E andiamo. Vediamo di trovare un bel Cade. Tac. Mettiamo via. Sono due pacchi grossi. Si aprono facilmente. Molto facilmente. Questo è lo spessore. Vedo già un mattoncino. Siamo pronti. Moses Moody. Questo è Luminance. Vedete qua sopra, ragazzi. Abbiamo, questo dovrebbe essere Dorras. Sì. Di Jalen Johnson. Che tra l'altro abbiamo trovato nello Skybox, quindi andate a vedere. Abbiamo Hoops di Cameron Thomas, Tribute. Chronicles di... questa è la carta base Chronicles di Evan Mobley. Abbiamo Luminance di Jalen Green. Top. Bello. Sì, questa non è numerata. Abbiamo Dorras con Ziaire Williams, Rated Rookie. Chris Duarte. Chronicles di Brandon Boston. Abbiamo Luminance con Scottie Barnes. Che abbiamo qua? Un sacco di colore. C'è un diamante, poi... Davion Mitchell. Bella. Flux. Rookie. Che non abbiamo mai visto. No. Allora, questa, vediamo se è numerata. Numerata di 6. Stupenda. Ti do una mano. Allora, mettiamo questo giù. Davion Mitchell, lui è anche troppo forte comunque. Ecco qua, di 6. Veramente una bella carta. Poi, chi abbiamo? Patch, vedo una patch. Apriamola così. Direttamente. Abbiamo Jalen Green. Bello. Tool of the Trades. Top. Tre patch non numerata, però... The enclosed player worn and used, quindi è worn. Dobbiamo lavarla prima. Sì, la mettiamo qua, poi la sliviamo più tardi. Mettiamola qua. Abbiamo LJ Figueroa autograph di 199, 86-199. Origins. Questa la sliviamo. Voilà. Abbiamo su Flux, immagino, Scottie Barnes, non numerata in questo caso. Poi andiamo avanti con Corey Kispert. Questo prodotto è bellissimo comunque anche da aprire. Sì, sono un sacco di carte molto belle. Ziaire Williams, Cardinals, non numerata.
Abbiamo Jalen Green ancora, non numerata però. Abbiamo Gala, in questo caso Kay Johnson, Jones, non numerata. Questa è la carta da dietro, ragazzi. Jaden Springer, Flux, se non sbaglio, non numerata. Kate Cunningham, top, questa la sliviamo anche perché è troppo bella e lui è un grande. Bam, okay. Cade. Abbiamo Franz Wagner, non numerata. Ne ho trovato molte nel Metal Universe Champions. Esatto. Skybox. Questo è Mosaic, K. Jones, top. Select, Nemias Keta, Cade, Cardinal, Optic, su. Potrebbe essere la nostra parallela. Qua abbiamo, sì, il bonus, no? Sì. Adesso lo sliviamo. Top, fantastica. E Joel, ai ai, to select. Bam. Ecco qua, Cade. Le Optic sono fantastiche, sì. Ci possiamo specchiare dietro. Sì. Top. Mettiamo sopra. Primo pacco andato. Fantastico, nel senso, questo è il riassunto. Jalen Green, Davion Mitchell, Figueroa in firma. Davion Mitchell di 6, quindi sì. Assurdo. Assurdo. Come aprire 10 pacchetti, cioè... Esatto, trovare tutte le best. Sì. Franz Wagner, eccolo qua. Ed un altro blocco, un blocchetto. Blocco, sì. Jaden Springer, Chronicles di Josh Christopher. Luminance di Matthew Hurt, Dorras con Kai Jones, Hoops with Greg Brown, Cade Chronicles, lo slighiamo dopo, dai, mettiamolo qua, lo so, sliverlo te, Luca. Davion Mitchell sulla Chronicles, normale. Abbiamo Rayron Sharp, poi numerata Jaden Springer, non so. La prima numerata la mettiamo qua tra da te, ecco qua. Abbiamo sul mattoncino Joel Ayai di 99. Vediamo se game worn. The enclosed is not for many specific game. Ok. Mettiamola qua. Però di 99, quindi. Meglio di niente. Abbiamo, questo è l'autografo. Mm-hmm. Di Dre Off di 199. Qua. Poi abbiamo Recon di Isaiah Jackson, non numerata. Gala di Jonathan Kuminga, bella, sì. Non numerata. Mettiamo qua. Jalen Johnson, Trey Mann, bella. Evan Mobley, Davion Mitchell, Recon, non numerata. Abbiamo Gala di Josh Christopher, non numerata. Keon Johnson. Poi abbiamo Jalen Sachs. Bella pure
adesso. Bella anche questa. La numerata. Abbiamo Jonathan Kuminga. Mosaic. Isaiah Jackson. E l'ultima. Ah, mi sa che è numerata questa. Herbert Jones. Di 99. Sì. Esatto. Allora, riepilogo. Beh, pacco fantastico. Sì. Davvero top. Per due bustine, veramente. Cioè, non ce ne sono uguali fino adesso. Assolutamente. Quello che abbiamo aperto noi. Allora, abbiamo trovato. Le firme sono di LJ Figueroa di 199 e di J. Huff di 199. Top. Queste anche molto belle. Mettiamo insieme. Poi abbiamo trovato di 6, intanto carta pazzesca, Davion Mitchell, 1 di 6, davvero top. Sì. In questo caso è Flux, questo lo mettiamo di qua. Rete Rookie numerata di Jaden Springer di 149, 14 di 149. Poi un bel po' di Cade. Abbiamo un sacco di Cade, quindi Chronicles, Base, Norras Optic, Rated Rookie e Marquee di con Oklahoma State. Quando sono tutte con Oklahoma State, esatto, sono draft. Bam. Poi Herbert Jones di 99, 199. Sì. Select e due memorabilia, una è Jalen Green e l'altra è Joel Ayayi, entrambe fantastiche. Jalen Green, Game World, esatto, questa è invece numerata di 99. Che ragazzi, fa pacco pazzesco. Queste carte vanno tutte poi messe ben via. Sono davvero contento, prima volta che apriamo un Chronicles, quindi davvero fantastico. Consiglio di comprarlo se avete la possibilità. E fateci sapere cosa ne pensate del nostro video, dei nostri della nostra conoscenza sulle nostre carte. Fateci sapere cosa sbagliamo e cosa facciamo di giusto. E sottoscrivetevi al canale, lasciate un like ed un commento. Ci vediamo al prossimo video. Grazie. A presto, ciao guys.